In vista dei ballottaggi che avranno luogo domenica 17 e lunedì 18 ottobre, il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, ha partecipato ieri a Sulmona a un incontro pubblico organizzato dal PD Abruzzo, a sostegno del candidato sindaco Gianfranco Di Piero. Successivamente Letta si è recato a Lanciano a supporto della candidatura a sindaco di Leo Marongiu. Per noi le elezioni in Abruzzo sono molto importanti perché vogliamo aprire una fase nuova e quindi evidentemente un risultato importante in Abruzzo, un importante risultato a Sulmona è per noi un segnale che sarebbe molto significativo, motivo per il quale ho deciso di essere qui oggi, di ascoltare, di parlare e soprattutto di dare un incitamento finale. È un impegno che ci prendiamo perché crediamo che sia possibile fare meglio, fare di più e perché vogliamo soprattutto che il Partito Democratico, il centro-sinistra, sia più forte, apra questa fase nuova e guardi al futuro con maggiore impegno. Aggiungo che questo è un momento molto particolare per la storia e la politica del nostro Paese, è un momento nel quale bisogna che ognuno utilizzi le parole giuste, i termini giusti. Io sono convinto che il nostro Paese abbia bisogno di unità in questo momento e abbia bisogno soprattutto di forze politiche responsabili, come il Partito Democratico vuole essere, che accompagnino il Paese in questa fase di ripartenza. È anche per questo motivo che noi abbiamo deciso sabato di partecipare alla manifestazione che CGIL e CISL e UIL hanno convocato per la solidarietà al sindacato, attaccato dalla violenza dello squadrismo fascista sabato sera, e parteciperemo a questa manifestazione con questo spirito di unità, tanto che abbiamo deciso di non esserci con le nostre bandiere ma di esserci con il tricolore. Per noi questo è un segno che vogliamo dare a tutti di richiesta di unità e un invito a tutti a partecipare a questo momento. È il momento dell'unità, non è il momento delle divisioni. In merito al rischio di soppressione dei tribunali minori di Sulmona, Lanciano, Vezzano e Vasto, Letta si è detto pronto a ridiscutere complessivamente il tema. Noi stiamo lavorando per cercare di spostare ulteriormente e di avere ulteriori spazi di ridiscussione di questi provvedimenti. Ne parlerò anche a Lanciano. È ovviamente un tema che tocca anche il modo col quale i nostri territori sono organizzati, il tema della prossimità, il tema dei centri che sono più lontani dai capoluoghi, la necessità di essere più attenti alle esigenze di territori e di territori decentrati. È un tema complessivo che dobbiamo affrontare, tanto il PNRR mette molte risorse a favore di questi tipi di territori, quindi io credo che sia una discussione complessiva da rifare.